principali che sono risultati difficili nel corso degli anni agli studenti. Vi chiedo il favore se potete abbassare la voce perché io ce l'ho bassa di mio, quindi faccio molta fatica a parlare. Allora, la prima cosa da sapere sul SAP 2000 è un programma che lavora con il metodo degli elementi finiti, il che vuol dire che tutte le geometrie e tutte le forme che voi disegnate cercate di importare in SAP, perché lui le legga bene, ha bisogno di ridurre a degli elementi molto molto piccoli. Questo è il caso di una superficie, ad esempio, discretizzata, in cui c'è una triangolazione di superfici, cioè anziché considerare la superficie insieme, lui la riduce o in elementi quadrangolari o in elementi triangolari, che funzionano bene quando sono tutti simili tra di loro. Più è discretizzata una superficie, discretizzata vuol dire appunto ridotta all'insieme di geometrie elementari, più è discretizzata più i risultati che poi tira fuori il programma dovrebbero essere accurati. Questo è un esempio. Allora, molto semplificando, si può dire che il nodo, cioè il punto che unisce due o più superfici, è un nodo rigido, un SAP, che si muove in uno spazio tridimensionale, il che vuol dire che ha sei possibili spostamenti rigidi, che sono le traslazioni lungo i tre assi e le rotazioni intorno ai tre assi. Quando farete le analisi in SAP, questo è l'esempio di una superficie, ma vale la stessa cosa con gli elementi trave. Da una superficie intera di date dimensioni la dovreste ridurre in una serie di piccole superfici connesse tra di loro da nodi. Se il nodo coincide, se il nodo è comune a più vertici delle diverse superfici, quella superficie per lui è considerata unica. Se il nodo non coincide, questo è un errore che spesso avviene quando si fanno soprattutto le importazioni dei disegni fatti su AutoCAD o su Rhinoceros in SAP 2000, se il nodo non coincide, quegli elementi per lui sono staccati, quindi è una cosa che vi dovete abituare a controllare sempre. Questo è l'esempio, si può quadrangolare e si può anche triangolare. Triangolare di solito è un po' più accurato, poi vedremo anche questo piano piano come si fa. I nodi sono rigidi e quindi si spostano rigidamente all'interno dello spazio di SAP. Quello che li collega invece, che è un materiale elastico, il che vuol dire che subisce delle deformazioni. Quindi quando fate l'analisi per andare a leggere gli spostamenti vi serve che ci sia un punto, perché li leggete su quello in modo più immediato. Poi ci sono modi per riuscire a tirare fuori i risultati, anche quelli che ti vedremo. Le deformazioni invece riguardano l'elemento che connette i nodi. Ok? Quindi un insieme di elementi rigidi ed elementi elastici. Esistono i modelli teorici all'interno di SAP 2000. Noi lavoreremo principalmente con travi e con shell, perché quello che dovete fare voi sono edifici. Quindi in genere avrete un sistema di travi e pilastri, o anche travi reticolari, sempre di travi si tratta, oppure di setti. I setti solitamente si modellano con le shell sarebbero le aree. Ok? Quando utilizziamo l'elemento trave, in SAP viene governato dal modello teorico di Euler e Bernoulli, che è quello che voi studiate. Ok? Modello di trave, capite? Quando utilizziamo l'elemento piastra, invece, SAP si riferisce al modello teorico di Kirchhoff, che è una cosa che vedremo poi di cosa si tratta, perché non credo nessuno ha fatto mai tra piastre, lattere, delle piastre, delle lastre. Quello lo vedremo piano piano. Non entreremo molto nello specifico perché comunque è complicato, però sapere a quali modelli teorici ci si riferisce ci aiuta per capire come fare un modello che è corretto. Esattamente come quando noi facciamo risolviamo i problemi statici, gli elementi trave non sono delle travi tridimensionali, disegniamo l'asse baricentrico. Per le aree è la stessa cosa, se ho una superficie con un dato spessore, quello che io vado a disegnare è la superficie mediana. Ok? Qua ci sono due esempi semplici.
trasformarla in una mesh, questa mesh deve essere discretizzata in modo tale che non ci siano troppe differenze tra le aree che io vado a creare, nel senso che non posso utilizzare qui questo tipo di discretizzazione e qua sotto magari fare un'area grande. Chiaro questa cosa? Perché i risultati anche là possono non essere attendibili. Stessa cosa quando io devo disegnare una linea curva. Allora, finché si tratta di travi e pilastri dritti, posso anche disegnare l'elemento intero. Quando invece vado a disegnare una cosa un po' più complicata, anche che non sia un arco ma che sia una trave con una leggera curvatura, più la distribuzzo anche qua, quindi più la la disegno come piccoli pezzi uniti tra di loro e più i risultati sono attendibili. Poi in ZAP non esiste l'elemento curvo. Allora, noi utilizzeremo il programma in due modi. Qualche volta staremo su ZAP e modelleremo direttamente da lì le strutture, che è quello che cominciamo a vedere oggi. Altre volte, per strutture un po' più complicate o per strutture curve, dobbiamo modellarle con un altro programma. ZAP è compatibile con il DXF e con un altro formato che è l'IGS, che viene da Rhinoceros. Quindi lì è a discrezione vostra come vi trovate meglio, con quale programma vi trovate meglio lavorare. Poi arriverà il momento in cui faremo insieme la prova sia da AutoCAD sia da Rhinoceros e importeremo il risultato. La cosa fondamentale è che bisogna capire come ragiona ZAP, perché altrimenti il modello che si fa in Rhinoceros in ZAP dà dei risultati che non sono quelli che vogliamo ottenere. Questa è un'interfaccia sempre di ZAP 2000. Allora, questo è il modo in cui lui visualizza un sistema di quattro pilastri con sopra una piastra. La piastra è stata disperizzata, ok? Però è una superficie unica per lui. E qua ci sono tutti quanti i nomi. Per lui un punto è un joint. La shell sarebbero le aree, le shell. Frame è l'elemento trave, che poi può essere un pilastro o può essere una trave, un arco, quello che è, l'elemento trave. Il restraint invece per lui è il vincolo esterno. Poi non so se c'è inserito, no. Useremo anche i vincoli interni, che in ZAP si chiamano constraint. I restraint sono quelli che conoscete: cerniera, carrello e incastro. Poi andremo a vedere come si modellano. Quindi questa qui è l'interfaccia classica. Se si vuole vedere, a seconda dei materiali e delle sezioni che vengono assegnate poi ad ognuno di questi elementi, com'è la resa tridimensionale, si può fare, è la visualizzazione estrusa ed è quella lì, questo è lo stesso tipo di modello, è lo stesso modello. Se ci sono domande o cose non chiare, interrompete. Allora, non so se qualcuno ha provato ad aprire ZAP. Questa è la prima schermata. Quando faccio nuovo modello si apre questa schermatina qua. Allora, qua a sinistra trovate tutti gli strumenti di disegno che utilizzeremo più spesso. Lì in basso a destra trovate il pacchetto di unità di misura. Questa è una cosa importante. Allora, su ZAP bisogna scegliere un pacchetto di unità di misura. Dopodiché tutte le grandezze che andiamo ad inserire quando definiamo la dimensione della sezione, il modulo di elasticità, tutti i vari parametri all'interno di ZAP si devono riferire a quel pacchetto di unità di misura che abbiamo scelto. Ad esempio, qua non si vede, non so se si vede qua sopra, ma non è a fuoco. Adesso lo vediamo quando abbiamo il programma. Elastico, che di solito è Newton su millimetri quadri, lo dobbiamo riportare in Newton su metro quadro.
materiale da cui possiamo scegliere come cominciare a modellare. Là sopra c'è il pacchetto di unità di misura. Tutte queste altre icone qua si chiamano template. Allora, noi possiamo decidere di partire da uno spazio bianco, che è quello che facciamo quando in realtà il modello lo vogliamo importare da un altro programma. La griglia, che è quella che utilizzeremo un po' di più, che ci dà la possibilità appunto di creare una griglia o bidimensionale o tridimensionale in SAP 2000, ci serve perché, contrariamente ad AutoCAD o a Rhinoceros, se lui non riconosce un punto nello spazio in cui lavora, noi non possiamo disegnarci. Poi vedremo che cosa vuol dire questa cosa. BIM, le travi reticolari e tutto quanto sono dei template preimpostati. Vuol dire che se io voglio mettere una trave continua su più appoggi, senza che mi faccia la griglia, posso andare direttamente lì e cambiare i parametri che lui ha già impostato. Stessa cosa vale per le travi reticolari dimensionali, i telai tridimensionali e via dicendo. Alcune di queste cose le vedremo, altre magari se per il vostro progetto sono particolarmente importanti, potete cominciare a vederle voi. E poi ovviamente se avete dei problemi lo chiedete. Allora, questa è una cosa fondamentale per riuscire a usare SAP, che sono il sistema di riferimento, i due sistemi di riferimento che usa SAP. Il primo sistema di riferimento sono gli assi globali, ossia x, y, z, che è la triade di assi che voi siete abituati ad utilizzare. Il secondo sistema di riferimento invece sono gli assi locali. Allora, qua se non capite, interrompetemi perché è abbastanza importante che vi sia chiaro. Là c'è un disegno in pianta di una trave, qua non so se si vedono i vincoli, è una trave appoggiata su due cerniere. Ok? Quello è il piano XY, quindi la sto vedendo da sopra, anziché essere parallela a uno dei due assi, è leggermente inclinata. Allora, succede questo, che gli assi XY e Z non variano e sono quelli globali. Se io vado a visualizzare gli assi locali invece, vengono fuori queste altre indicazioni, sia sul nodo che qua coincide, si vede lì, e sia sull'elemento trave. Allora, quella è la visione tridimensionale, che è questa. Gli assi locali si chiamano 1, 2 e 3. E in SAP voi troverete tantissimi elementi che devono essere definiti in base agli assi 1, 2 e 3. L'asse 1 nell'elemento trave è sempre quello parallelo all'asse paricentrico, ok? Quindi identifica il suo asse. Dopodiché si va con la regola della mano destra. L'avete fatta? Quindi se l'asse 1 è quello, l'asse 2 è quello verticale, l'asse 3 è l'asse uscente. Sono quelle. Chiaro? Anche se vi sfugge il motivo, capisco, però cercate di ricordarvi questa cosa. 1, 2 e 3 hanno tre colori diversi. Sul mio SAP sono rosso, verde e ciano, però è possibile che sia diverso sul vostro, quindi controllatelo. Se l'asse 1 della mia trave, che è quello che io riconosco immediatamente, è rosso, so di per certo quando vado a vedere su qualsiasi altro elemento quali sono gli assi locali e che l'asse rosso è l'asse 1, anche se è orientato diversamente. Ok? Quindi in questo caso io ho 1, 2 e 3 sono rosso, verde e ciano. Qua sul nodo 1, 2 e 3 si dispongono nella stessa, con lo stesso orientamento di x, y e z, in particolare x coincide con l'asse 1, y coincide con l'asse 2, z coincide con l'asse 3. Bisogna distinguere però che questo fa parte del joint e questo fa parte dell'elemento trave. Vi è chiara questa cosa? Questo sistema di riferimento cambia perché è molto più facile leggere i risultati, nel senso che ad esempio qua su questo tipo di trave che è inclinata, se io volessi chiedessi al programma di mostrarmi il momento, gli devo chiedere di mostrarmi il momento intorno a quale asse, secondo voi? C'è una rotazione che è, diciamo, legata a una rotazione che avviene intorno a quale asse il momento?
Luca, no. Quindi lo sto vedendo dall'alto. Questa è la trave, applica una forza che produrrà un allungamento, ok? Che magari sarà questo. Se io voglio andare a misurare quell'allungamento, anziché dire fammelo vedere lungo X e fammelo vedere lungo Y e poi ricavarmi, cioè scomporlo nelle due componenti e poi ricavarmi lo spostamento effettivo, io gli posso chiedere fammi vedere lo spostamento lungo l'asse 1, perché è sicuramente quello paricentrico. È chiaro questo? Stessa cosa, se io guardo frontalmente, non so bene come disegnarselo. Se io voglio sapere quanto vale il taglio su questa trave, io so che taglio dice su questo piano, ok? Questo piano è giusto che ruoti insieme alla trave, così io non devo mai cambiare la mia richiesta. Per questa trave sia parallela all'asse X, che sia inclinata o che ce ne siano tante a raggiera, è comunque nel suo piano che io devo andare a vedere il taglio, e questo è il piano che solitamente è identificato con l'asse 2. L'asse uscente è l'asse 3, quindi io devo, quando vado a vedere il momento, io gli chiedo di vederlo intorno all'asse 3, perché per lui è intorno a quell'asse che c'è stata una deformazione. Ok? È un po' chiaro? Più o meno. Poi quando facciamo gli esercizi su queste cose, magari le rivediamo e se avete domande fatele. Qua è l'esempio della shell, ne ho messe due, una perpendicolare all'altra, è soltanto per far vedere che anche qua l'asse 1 è sempre l'asse, ovviamente non è paricentrico nel caso della shell, però appartiene al suo piano. L'asse 2 e 3 si dispongono sempre con la regola della mano destra, ok? Ogni elemento viene, ad ogni elemento, anche quando io ho una superficie unica e fa l'esclizzo, viene assegnato una piede di assi locali. Ah, questa è una cosa importante. Contrariamente ai programmi di disegno che siamo abituati a utilizzare, che io sono architetto come voi, in SAP 2000 lo spazio è uno spazio fisico, non è uno spazio di disegno, il che vuol dire che ci sono delle forze che agiscono all'interno di quello spazio, prima tra tutti la forza di gravità. A meno che voi non cambiate delle impostazioni che sono di default, la forza di gravità secondo SAP agisce lungo l'asse Z, e questo è importante perché vuol dire che tutto quello che voi modellate, se lo modellate in altezza, lo dovete modellare con la direzione verticale lungo l'asse Z. Questo perché poi, quando farete il modello di edificio, dovete considerare pure il peso proprio della vostra struttura. Il peso proprio della struttura, se voi assegnate un materiale, poi vediamo come si fa, e una sezione, lui se lo calcola in automatico, perché conosce il concetto di gravità. Ok? Quando noi infatti disegniamo una trave del genere, un esempio bidimensionale, questo asse qua, il verticale, deve essere sempre lo Z. Poi è indifferente che segnate lungo l'asse X o lungo l'asse Y, però l'importante è che la direzione verticale sia quella giusta. Ok? Ah, qua i primi comandi, però tanto questo che rimane è meglio poi farli mano a mano. Questa è la parte degli strumenti che trovate sulla sinistra. La prima parte di strumenti, che poi potete gestire voi, alcuni li potete far scomparire, alcuni li potete inserire, sono la freccetta che è la selezione classica, lo special joint, il terzo che useremo è per inserire le punti, non servono, frame
Google e tutte quelle cose là non le usiamo per ora, perché simulano i cavi e non le travi. Poi abbiamo, cioè aspetta, frame lo utilizziamo, ok? Paintball no. Frame sarebbe l'elemento trave. Dopodiché ci sta draw rectangular area, draw poly area, quindi là li usiamo tutti e due per disegnare le shell, sono lo stesso comando, soltanto che poly area me lo fa disegnare solo di segmentazione 3D e rectangular area no, me lo fa disegnare solo una rettangolare solo se ho una visualizzazione bidimensionale. Dopodiché qua sotto ci sono dei comandi di selezione per agevolare la selezione degli elementi che servono quando il modello è più complicato. In ultimo sono quelli che noi siamo abituati a chiamare gli snap, quindi quando andiamo a selezionare possiamo chiedere che abbiamo selezionato i punti, la linea dei punti, l'intersezione, il punto perpendicolare e via dicendo. Qua c'è un esempio per farvi capire questa cosa. Allora, questa è una trave continua, voi sapete come si deve comportare una trave continua? Sì, più o meno. Trave continua vuol dire che qua ci deve essere il passaggio del momento, perché è considerato un elemento unico. Allora, in SAP, se io disegno quella trave in due tronchi, quindi cliccando su tutti e tre i vincoli, a meno che non gli dia altre indicazioni, per lui quella è una trave continua, non importa che io l'abbia spezzata in più parti, perché lavora col metodo degli elementi finiti. Per cui ogni nodo, se coincide con il nodo dell'altro elemento, per lui è un incastro. Ok? Infatti qua, facendo un'analisi con un carico distributivo, questa è la deformata, che là ha un punto, due punti di flesso, e questo è il grafico del momento, che corrisponde a quello di una trave continua. Quindi, se io volessi che quelle travi fossero due travi appoggiate e quindi non ci fosse questa continuità, cosa devo fare? Prima di tutto le disegno separate, dopodiché devo dire al programma che in questo punto, qual è la differenza tra una trave continua e una trave doppiamente appoggiata? A livello di momento? Qua il momento deve essere zero, quindi non ci può essere il passaggio del momento. Quindi quello che utilizza è un comando che si chiama rilascio. Io posso rilasciare tutte le sollecitazioni. In questo caso il taglio deve continuare ad esserci, perché quello comunque c'è. Il momento no. Vi è chiaro questo passaggio? Quindi quello che faccio è seleziono quella prima parte di trave, vado sul comando assegna rilascio e gli dico che quella trave alla fine non deve avere il momento né intorno agli assi 2-2 né il 3-3, cioè non deve avere momento, ok? Quello del 3-3 si riferisce agli assi locali. La visualizzazione che mi dà stampa di questa cosa è quella lassù, cioè crea un distacco, è soltanto una visualizzazione. La trave sta ancora appoggiata su quel vincolo. Stessa cosa faccio dall'altra parte, seleziono l'altro tronco di trave, anziché dire che alla fine non deve trasmettere il momento, dico che all'inizio non deve trasmettere il momento. Ovviamente qua non cambiamo nulla perché ho le cerniere ai lati, quindi il momento comunque là non è trasmesso, però se ci avessi avuto gli incastri avrei dovuto fare questo distinguo. Quindi va a vedere la visualizzazione sotto in cui la trave è spezzata a livello del vincolo centrale. Se vado a fare un'analisi con la stessa condizione di carico precedente, ho due travi, che quando la deformata fa una cuspide non è mai una trave continua, e questo è un errore che fate tantissimo in sede d'esame. Se le travi sono spezzate si può deformare così, se la trave è una trave continua quella cosa non può esistere. È chiaro questo? Più o meno. Quello sotto è il grafico del momento. Allora, questo è un promemoria che spero piano piano diventerà superfluo. Allora, quando siamo su SAP noi dobbiamo abituarci a fare queste cose. Primo dobbiamo definire un caso di carico, adesso vediamo che cos'è. Poi dobbiamo assegnare i carichi perché altrimenti l'analisi
non gira. Dobbiamo assegnare le sezioni di tutti gli elementi strutturali, dobbiamo imparare a definirle, dobbiamo imparare anche a modificarle, dobbiamo assegnare i vincoli esterni, perché se il sistema non è vincolato, lui ovviamente non può leggere nessun tipo di spostamento e di deformazione, e dobbiamo assegnare quando sono necessari i vincoli interni. E vedremo anche questi che cosa sono. Allora adesso io faccio il cambio e proviamo a fare questo esempio qua su SAP, quindi chi c'ha il programma lo apra, chi non ha il programma magari si mette vicino a qualcuno che ce l'ha. Allora, prima di farlo all'incastro ci sarà un momento. Dove? Sicuramente all'incastro. Dove? Dove? Sotto? Sopra. Perché? Perché è negativo, cioè sul fibre tese. Ok, momento sempre dalla parte poi del fibre tese. Si azzererà nella cerniera. Ok. E poi da là funziona sempre come un incastro che dovrebbe risalire sempre verso sopra. E poi da qua? E poi da là porta giù e rimane costante, no, rimane, va lineare verso la cerniera. E qua? Cioè da là non dovrebbe girare e andare verso cerniera zero? Sì, perché dici no, Marco? Perché là non c'è carico distribuito, dovrebbe essere lineare. No, non c'è carico distribuito, sì, dovrebbe essere lineare. Però è perché qua c'è un incastro, perché altrimenti non ci starebbe proprio. No, sì, dicevo la parte con voi. La
andamento qua sopra com'è, da dove c'è il carico distribuito? Parabolico. Vi è chiaro il ragionamento che si fa? Partite sempre dalle cose che sapete. Qua c'è un momento, perché c'è un carico sopra e c'è un incastro. Quindi questo prova a ruotare ma non ce la fa, nasce la sollecitazione. Ok? Negli estremi liberi dove è possibile ruotare non ci sarà mai momento, a meno che non ci sia un momento applicato. Chiaro? Quindi devo partire che io so che qua ci deve essere un momento e va verso l'alto perché va dalla parte delle fibre tese. Qua non ci può essere il momento, deve essere parabolico e quindi si riazzera. Di qua fa la stessa cosa e ricresce. È questo? Qua si deve ribaltare, perché se c'è un incastro ci deve essere il bilancio dei momenti. Ok? Nella cerniera il momento è zero e quindi deve andare a zero. Ah, quando farete l'esame nessuno vi chiederà i calcoli, cioè quanto dovrebbe valere questo momento. L'importante è che imparate a ragionarci. Ok? È quello che la professoressa chiama ragionamento qualitativo. Allora adesso io questa figura qua la levo. Allora su SAP, prima cosa, qua in alto a sinistra, new model. Ah, voi provate a farlo insieme a me, poi se qualcuno non riesce a stare al passo, non gli torna una cosa, alza la mano e vengo io da lui o da lei, ok? New model, questo è quello che abbiamo visto prima, quindi prima cosa che ci dobbiamo ricordare, le unità di misura. Queste qui noi non le sappiamo gestire, quindi andiamo sui kilo newton almeno. Ok? Seconda cosa, visto che la struttura che ho disegnato non rientra tra questi template, o almeno non in modo immediato, decido di partire dalla griglia, che ora vediamo come funziona. Ci siete su questo? Allora, la griglia funziona così. Intanto devo scegliere io da prima su quale piano voglio lavorare. In questo caso, questo asse sarà l'asse Z. Sempre l'asse Z. Quest'altro piano lo posso scegliere io, X ad esempio. Che vuol dire? Qua quanti punti mi servono per poter disegnare questa struttura lungo X? 3 punti. Quindi mi servono 3 linee di griglia. Nella direzione Y non mi servono, quindi metterò 1. Nella direzione Z quanti me ne servono? 2. Allora, la distanza tra le linee della griglia lungo X sarà L, perché l'ho fatto uguale, poi vedremo come si fa a modificare questa cosa. La distanza delle due linee invece lungo Z sarà H, che sono dei valori che gli diamo noi adesso. Quindi qua nei primi 3 parametri leggete sempre quello che c'è scritto sopra, quindi il numero di linee della griglia. Lungo X abbiamo detto ce ne servono 3, lungo Y non ci servono, però se mettete Z 0 non ve lo prende, quindi mettete sempre 1 dove non vi servono. Lungo Z ce ne servono 2. Ok? Poi qua grid spacing sarebbe la distanza tra queste linee. Quindi diciamo che facciamo lungo X 2 metri, lungo Y qualunque valore lasciate è uguale, tanto che è soltanto una linea, lungo Z facciamo 4. L'ultimo lasciate sempre 0,0,0. Ok? Allora vi si apre di solito la doppia schermata, quella 3D e quella 2D. Ah, quella 3D la chiudete, intanto adesso stiamo lavorando 2D.
qua sopra. Quella 2D, qua in alto, potete impostare il piano su cui si sta lavorando. Noi lavoriamo su XZ. Siete arrivati tutti qua? Da là sopra, dove c'è scritto il nome della finestra, per inizio. Ok, allora, adesso c'è soltanto una griglia. C'è problemi? Allora, questa qua che abbiamo disegnato è soltanto una griglia, quindi per lui questo spazio è vuoto, serve solo a noi per disegnare. Quello che vi dicevo prima, la griglia è importante perché se no io al punto non so come prenderlo nello spazio, non gli posso inserire delle coordinate. Quindi per disegnare adesso le travi andiamo qua, draw frame cable. Siete? Vi si apre questa finestra di proprietà che per adesso chiudiamo. Dopodiché, se andate sui punti della griglia, ve li dovrebbe prendere. Se non ve li prende, dovete andare qua sotto e attivare questi snap. Però generalmente, almeno al punto della griglia, dovrebbe prenderlo a tutti. Ci siete? Allora, adesso disegno spezzata la trave di sopra. Posso disegnare tutto unito e vado fino a giù. Ok? Poi, allora, prima completo il disegno e poi vado a segnare tutti i materiali e le varie sezioni. Quindi riprendo lo strumento di selezione che sta qua in alto. Prima cosa segno i vincoli. Quindi qua dobbiamo avere un incastro. Per assegnare il vincolo, per assegnare le cose in generale, andate sempre su Assign, che sta in alto. Vado avanti, sì, ok. Allora, qua vi aiuta un pochino lui, nel senso che se voi avete selezionato solo un punto, lui vi lascia attive soltanto le cose che potete assegnare al punto, al joint. Se selezionate tutto, vi lascia tutto qua. Allora, il vincolo si assegna al punto. Poi andiamo su Assign, Joint, vincoli sono i restraint, quindi la prima voce che trovate. Allora, qua pure avete degli aiuti, è tutto in base agli assi locali. Dopodiché, o scegliete di impostare voi da sopra, spuntando le caselle che vi interessano, quali cose vincolare e quali no, quelle spuntate sono quelle vincolate. Quindi in questo caso sarebbe l'equivalente di una cerniera, ci sono tutte le dotazioni, però non ci sono le dotazioni. Altrimenti, se andate sotto, ci sono i fast restraint, che sono i classici, ovvero l'incastro, la cerniera, il carrello, il punto è un punto libero a tutti praticamente. Se siete sbagliati a mettere un vincolo, glielo riassegnate quel punto e lui ve lo toglie. Quindi in questo caso incastro, se cliccate su incastro vi deve spuntare sia le transazioni che le dotazioni, quindi è tutto vincolato. Ok? Date l'ok, ognuno lo visualizza a modo suo e questo cosino qua verde. Ora, stessa cosa qua sotto per la cerniera. Ah, una cosa che vi può tornare utile, la selezione è simile a quella di AutoCAD. O cliccate direttamente sul punto, oppure se selezionate da destra verso sinistra, lui prende tutto quello che tocca. Se selezionate da sinistra verso destra, prende soltanto quello che comprende la selezione. Ok? Poi non vi impanicate se io seleziono sia il frame che il joint, non fa niente, perché tanto se vado ad assegnare il vincolo gli dico che deve stare soltanto sul joint e non cambia nulla, perché a volte durante l'esame si vedono persone che deselezionano per 20 minuti quando non serve. Quindi restraint, qua gli mettiamo la cerniera, che è il secondo, blocca tutte le tracce.
stesso procedimento che ho provato a farvi vedere sulle slide. Seleziono la prima parte di trave, dopodiché vado sempre su assign. Il rilascio è un rilascio che si dà alla trave e non al punto. Questo perché se io devo rilasciare soltanto questa parte di trave e non questa, se dovesse assegnare al punto non sarebbe possibile. Quindi assign frame, qua sotto c'è release. Allora, qua è lo stesso esempio di prima, tolgo il momento sia il 2-2, anche se so che in questo caso non ci dovrebbe essere, sia il 3-3, soltanto alla fine. Ti è chiaro perché la fine è l'inizio? Dopo frame cosa abbiamo scelto? Release. Release partial picture. Ok? Togliete due momenti alla fine. Date ok, vi deve visualizzare una cosa del genere. Perché è una cerchia di terra quella. Se fosse stato... Non vale, togliete, se rifai, fai su le selezioni, fai su le selezioni, fai su le Ah, una cosa, secondo SAP, se io disegno una trave, parto da questo punto e clicco sul secondo, per lui questo è l'inizio e questa è la fine. Se io parto dal secondo e clicco sul primo, questo è l'inizio e questa è la fine. Ok? Quindi a volte, se non vi ricordate come l'avete disegnato, può essere che inverta il rilascio, basta riandarci e cambiare le spunte. Ok, adesso stessa cosa, prendete l'altro frame, gli assegnate di nuovo il rilascio, però in questo caso dall'altra parte. Quando
lato parete del vostro edificio lo dovrete considerare. E che fate? Dei modelli statici, dei modelli, anzi, cercate di introdurre dei modelli teorici di strutture, potete tranquillamente eliminarlo. Allora, per definire questo caso di carico che abbiamo scritto, dobbiamo andare su Add New Log Pattern. Ok? E lo devo aggiungere sotto. Quindi quello che stiamo facendo è annullare il peso proprio della struttura e aggiungere un carico fittizio. Sì, cioè tu stai in questo momento, tu puoi fare questo, però prima di farlo stai impostando un caso di carico in cui andare a inserire il tuo carico X e gli stai dicendo considera soltanto quello che inserisco io. Quindi non il peso, non il peso proprio. Ok? No, si allungo il zeta che allungo X. Sì, non lo considera proprio. Ok. Adesso per assegnare il carico selezioniamo i frame a cui lo vogliamo assegnare. Dopodiché andiamo sempre su Assign, qua sotto c'è Frame Loads. Ok. Carico è carico distribuito, quindi andiamo sul distribuito. Allora, qua sopra, prima cosa, il load pattern, e qua dobbiamo scegliere quello che abbiamo impostato noi. Ok? Dopodiché tutto questo lo lasciate così com'è, perché qua vi dice semplicemente che tipo di carico deve essere, delle forze oppure dei momenti applicati, vogliamo che siano delle forze. Secondo quale sistema di riferimento volete che agiscano queste forze? Quello globale, perché in quello globale lui ha la gravità e in questo caso il carico che stiamo assegnando deve andare nella direzione della gravità. Se fosse stato un carico verticale che spingeva in questa direzione qui, qua sotto potevamo scegliere X, Y e Z, oppure potevamo scegliere da sopra di mettere 1, 2, 3. Questo lo vediamo poi. Per ora global e gravity. Ok? Questo lasciatelo così, non fa niente. Questo qua sotto invece è la densità di carico, cioè il carico al metro lineare. Quindi mettiamo 10 ad esempio. Vuol dire che lui moltiplica 10 per la lunghezza del frame. È quello che fate di solito negli esercizi di meccanica, no? Ok, e ve lo deve visualizzare in questo modo qua. Bene. Adesso quello che manca sono le sezioni. Dunque, le sezioni potete scegliere se definirle prima o dopo. In realtà tutto quello che fate su SAP lo potete fare in qualunque momento. Anche i casi di carico li potete definire quando andate a segnare il carico, poi piano piano che acquisiamo manualità lo facciamo. Allora, io posso scegliere di fare due sezioni diverse, ad esempio. Le definisco prima, quindi vado su Define, Section Properties, Frame Section. Allora, se voi andate su Import New Property, in teoria, avendo installato il programma, dovrebbe avervi creato una cartella da qualche parte dentro la cartella del programma in cui ci sono dei profilati di quelli commerciali. Per ora noi non lo utilizziamo, andiamo sempre a definire noi una sezione, quindi facciamo Add New Property. Un'altra cosa importante, quando voi disegnate il SAP, se non vi interessa la sezione del materiale, e quindi parliamo di problemi, una domanda, se non mi interessa il materiale, ho
dire che lo posso risolvere solo con le equazioni di equilibrio, quindi sono due pleni isostatici. Posso pure lasciarci una sezione di default che lui dà di suo, però la assegna soltanto se voi avete disegnato la trave su SAP. Se voi l'avete disegnata su AutoCAD e l'avete importata, dovete ricordarvi di assegnargli comunque una sezione, perché altrimenti crescia. Ok? Senza sezione lui non fa il calcolo, anche se poi non la considera nel calcolo. Allora qua su Add New Property possiamo scegliere, lui ha delle sezioni preimpostate in diversi materiali, perché possiamo scegliere acciaio e cemento armato sono quelle che useremo di più. Quindi andiamo su Concrete, ad esempio, diciamo la cosa più semplice, sezione rettangolare. Ah, qua sopra gli diamo il nome, ad esempio questa qui la utilizzeremo per la trave. Qua avete tutte quante le proprietà della sezione che non potete cambiare, sono delle informazioni che vi dà lui. Cioè si calcola fondamentalmente i momenti di inerzia, modulo di taglio e tutte queste cose qua. Ok? Se le calcola perché c'è un materiale, adesso lo vediamo. Questo parametrino qua ci servirà invece perché qui praticamente è lo stesso ragionamento del peso proprio. Ci sono i moltiplicatori per moltiplicare le analisi. Qua sta considerando tutto quanto pari a 1, il che vuol dire che considera la massa esattamente per quella che è, il peso esattamente per quello che è, i momenti di inerzia, il momento torcente e tutto quanto, la costante di torsionalità. Tutto così com'è, ci sono dei casi in cui vogliamo che invece, ad esempio, la rigidezza di un elemento sia infinita, per renderlo infinitamente rigido, si può, tra le altre cose, aumentare infinitamente il momento di inerzia e quindi qua al posto di 1 ci mettete 1 milione, per dire, poi lo faremo come esercizio, ci servirà. Per adesso va bene che sia tutto quanto così com'è. Ok. Qua l'ultima casellina è il materiale. Allora, se voi andate su più, qua accanto, vi si apre Define Materials, sarebbero i materiali che sono già impostati su SAP e sono 4000 PSI e un calcestruzzo. Se volete vedere come è fatto questo calcestruzzo, fate Modify Show Material e qui c'è il peso per unità di volume. Se magari qualche volta fate esercizi e poi vi volete ricalcolare a mano alcune cose, può succedere, anche se magari ora non ci credete, potete arrotondare tutti questi parametri senza tenervi tutte le virgole. Anche qua, questo qua è il modulo di elasticità, invece che 24.48.000 bla bla bla, dovete mettere il classico 110 in scala, modulo di Poisson e via dicendo. Allora adesso ce lo teniamo così com'è. Questi altri due materiali sono tutte e due acciaio. Uno è acciaio per le barre, perché in teoria voi potreste arrivare anche a definire le barre all'interno del calcestruzzo, che è una cosa che non farete in questo corso, ma la farete nel corso di nodi. E l'altro è l'acciaio normale. Comunque, detto questo, lo potete scegliere da qua con la casellina. 4000 PSI è il valore del calcestruzzo, quindi va bene questo qua. Qua sotto, sempre in metri, perché la nostra unità di misura, ci sono le dimensioni della trave, quindi in questo caso c'è scritto che è alta 45,72 cm, larga 25,4. Ti è chiara l'unità di misura? Okay. Quindi pure qua lo possiamo arrotondare, anche se tanto non cambia tanto. Ok, e questa è la trave. Poi voglio definire il pilastro. Faccio la stessa cosa, lo posso definire pure in acciaio come volete, tanto è soltanto una prova. Vi do delle sezioni
anche diverse, giusto per vedere la differenza. Poi ci scrivi sopra pilastro. Allora, un'altra cosa importante, quando definite qualsiasi cosa su SAP non dovete usare il punto, dovete usare sempre la virgola, è il contrario di AutoCAD. Ok? Allora, il pilastro io ho fatto 20x20, ok, e ho definito le mie sezioni. Dopodiché, per assegnarle è sempre lo stesso procedimento, quindi seleziono le travi, vado su Assign, Frame, la prima voce, Frame Section. Ci devono stare quelle che io ho definito adesso, quindi alle travi assegno travi, ci clicco sopra e do l'ok. E lui me lo fa comparire. Un'altra cosa, ogni volta che voi fate comando, lui vi cancella la visualizzazione precedente, nel senso che prima io ho assegnato come prima cosa la cerniera interna, mi aveva fatto vedere la sua visualizzazione di cerniera interna, quando ho assegnato il carico mi ha fatto vedere il carico e non mi ha fatto più vedere che là avevo assegnato i rilasci, ora ho assegnato una sezione e non mi fa più vedere il carico, non vuol dire che queste cose scompaiono, c'è un modo per vedere se ci sono ancora, però lui ti fa vedere soltanto l'ultima azione. Allora facciamo la stessa cosa per il pilastro, quindi selezioniamo il pilastro, Assign, Frame, Frame Section, e gli do la sezione che ho definito. Ci siete tutti? No. Che succede? No, per rivedere queste cose che dicevi cosa fa? Per rivedere vai sul display, ad esempio se vuoi vedere il carico che hai segnato se ci sta ancora, display, show, load assign, frame, dopodiché scegli il caso di carico dove dovresti aver messo il carico e dai ok e lui te lo fa rivedere. Come? Su display, show load assign, frame, e qua scegli il caso di carico, ok, se dai l'ok e se il carico c'è te lo fa vedere. Altra cosa, se io clicco con il tasto destro sul frame mi dà tutte le informazioni di quel frame. Capito? Poi. Se clicchi col tasto destro sul frame, ti deve aprire, dovrebbe aprire tutte le informazioni. Qua ci sta location e vi dà le coordinate di dove l'avete disegnata. Poi c'è tutto quello che gli avete assegnato, quindi vi dice questo frame ha come sezione la sezione trave, che c'è un rilascio dei momenti 2 e 3 alla fine del suo asse e tutta un'altra serie di informazioni, tra cui c'è questa qua, Automatic Mesh, che è importante, anche se ora non so come spiegarlo in modo semplice. È importante per questo motivo qua. Facciamo un esempio. Se io seleziono qua lo strumento punto, perché magari ve lo faccio vedere dopo perché sennò diventa troppo confuso. Facciamo prima un'analisi, tanto questa è finita. Avete risolto i problemi di questo modello qua? Non ti ha segnato bene. La prima voce è senza un property, se ci deve stare cambiarlo per questo volta.
tutti i vari vincoli interni, per cui si può fare l'analisi. Allora, l'analisi si avvia, qua sopra c'è un lucchetto e accanto ci sta il tasto play, ok? Che è run analysis. Se ci andate, allora lui vi crea in automatico due casi di analisi, che sono il dead, quello che abbiamo visto prima, e il model, che è l'analisi modale, che non faremo noi, ma la farete. Allora, questi primi due, qua alla fine c'è scritto run. Run vuol dire che lui si fa tutti i calcoli su tutte queste cose. Se a voi non interessa, mettete do not run, la prima voce. Però non è un errore se lo fate girare, semplicemente quando poi andate a leggere i risultati, lui ti chiede quali risultati vuoi e tu devi selezionare il caso di carico. È solo che tu edifici grandi, già è pesante l'analisi e quindi tutto quello che non vi serve abituatevi a toglierlo, perché altrimenti ci mette troppo. Quindi noi dobbiamo far partire soltanto Q. Un'altra cosa che tutti per farla partire ci cliccano per forza sopra e poi fanno run, non serve, tanto se poi dice quale deve girare e quale non deve girare, avviate l'analisi e basta. Qua sotto ci sta analysis monitor option, mettete sempre always show, abituatevi a questa cosa, perché mentre lui fa l'analisi e vi fa vedere cosa sta facendo, non riuscirete a capire tutto quello che c'è scritto, ma a un certo punto c'è un warning gigante se avete fatto un errore e quindi capite che magari i risultati, prima di prenderli per buoni, li ricontrollate. Poi qua, run now, se fate ok avete soltanto impostato i parametri per fare l'analisi, quindi non ve la avvia. Se fate run now vi chiede di salvare il modello e poi fa l'analisi in automatico. Dove ce lo salvo? Faccio...
al momento non c'è. No, al momento lui non lo fa vedere perché non sa fare le curve, però c'è. Il momento lui lo rappresenta come una freccia con due teste, però capace che sia uscente. Ma non so come lo rappresenta. Ecco, se lo metti in 3D è questa qua uscente. Allora, risultati invece per quanto riguarda taglio, momento e sposto normale, invece che joint andate su frame. Sempre la stessa cosa, scegliete il caso di carico, dopodiché qua sotto avete axial force che non ha bisogno dei coefficienti 1, 2 e 3 perché è assiale e quindi è quella per forza e vi fa vedere lo sforzo normale. Qua sotto auto e scale factor sono la stessa cosa delle deformate, lui ve li fa vedere con un certo fattore di scala, se li potete vedere più grandi mettete scale factor e lo aumentate. Qua sotto invece potete scegliere se vedere il diagramma pieno, cioè con l'unica distinzione è dove il momento è positivo o comunque la sollecitazione è positiva e negativa, una volta è blu e una volta è rossa, oppure potete scegliere di vedere direttamente i valori della sollecitazione sul grafico, va a vedere in genere i valori massimi all'estremità. Ok. Questo qui è sempre lo sforzo normale. Ok? Se avessi scelto fill diagram mi avrebbe fatto vedere soltanto il grafico colorato. Poi il momento. Scusa, a me viene un sforzo normale sulle tavi. Sì, è piccolissimo, perché lui non elimina. È normale, non lo considerare. Cioè, quando fai il modello teorico le cose che sono troppo piccole sono elimini. Lui invece legge le reazioni che ci sono, infatti a volte fa dei risultati che sono allucinanti, cioè sono 1 per 10 alla meno 8. Però in realtà non c'è, in realtà non c'è. Nasce per il fatto che si deforma e tira, però trascurabile. Allora, il momento invece, anzi prima il taglio abbiamo detto prima, questo, se questa è la visione, il piano della mia trave, io devo lavorare, devo andare a vedere il taglio su questo piano qua. Questo piano qua rispetto alla trave, perché questi assi locali si riferiscono a quello, è il 2-2. Ok? E mi fa vedere il taglio. Se io avessi scelto il 3-3 non dovrebbe farmi vedere nulla perché è questo piano qua. Ok, stessa cosa, vado sul momento. Questo è il modo in cui si leggono i risultati. Qua, stessa cosa di prima, se voi andate con il destro sul frame vi apre nel dettaglio quello che succede su quella trave, per cui fondamentalmente qua c'è il momento e il taglio, sono le due voci importanti, ve le fa vedere in corrispondenza. Se voi vi muovete, qua sopra ci sta il parametro location e potete vedere quanto vale il momento in quale punto e il corrispettivo taglio in quel punto. Se mettete qua sopra show max vi fa vedere il momento massimo, ok, e vi dà il valore corretto. Bene? Ok, detto questo, prima volevo farvi vedere una cosa. No. Una cosa, allora, questa è la deformata. Se io volessi sapere quant'è l'abbassamento, vado su uno dei punti che ho disegnato, ma l'incastro mi deve dare tutto zero, ovviamente. In uno qualsiasi degli altri punti.
clicco col destro mi fa vedere bene quali sono gli spostamenti. Che qua vedete è lo spostamento lungo l'asse verticale, quindi lungo l'asse T, che è abbastanza ridicolo rispetto alla deformata che lui fa vedere. Ok? Ok, se io volessi vedere quant'è lo spostamento di questo punto qua in mezzo, non lo posso fare, non così, non in modo immediato, quantomeno, perché non c'è nessun punto. Allora, quello che vi facevo vedere prima, adesso per continuare a lavorare sul modello lo dovete sbloccare, perché ora è bloccato. Se provate ad assegnare vincoli, cariche, non ve lo fa fare. Quindi, per modificarlo, io sblocco il modello. Quando sblocco il modello ti cancella tutti i risultati, ti cancella nel senso che non li puoi più vedere lì per lì, fate ok e ritorno al punto di prima. Allora, questa trave qua, che è lunga 2 metri, giusto? Se io voglio sapere qua in mezzo quant'è l'abbassamento, ci devo mettere un punto, così poi dopo posso andare a vedere su quel punto quanto si è mosso. Allora, il punto è che questo strumentino qua, che è lo special joint, e funziona in questo modo. Anche su questo di solito ci sono molte difficoltà, e questo faccio fatica a capire perché in realtà. Vi chiede un offset rispetto all'asse X, all'asse Y e all'asse Z, oppure cliccate direttamente sul punto che vi interessa, se c'è una linea di griglia. Se non c'è, come in questo caso, ad esempio, io potrei cliccare qua in mezzo dove c'è la cerniera interna, perché io ho spezzato le travi e quindi là c'è un nodo. Se volessi cliccare un metro più in là, cioè esattamente a metà di quella trave, è lungo asse lì X, dista un metro dal primo punto su cui io posso cliccare. Quindi se io clicco qua, me lo metto un metro dopo. Chiaro? Quindi prima devo inserire il valore e poi clicco. Prima inserisci il valore e poi clicchi. Oppure se clicchi direttamente qua, se qua è 000, se lo metti esattamente dove stai cliccando. Altro modo, un po' più rapido forse, per inserire dei punti se li volete inserire al centro di un elemento, è qua sotto attivare Ends and Midpoints, che è lo snap. Ok? Se voi attivate quello e riprendete lo strumento punto senza dargli ulteriori informazioni di offset, lui vi deve beccare il punto mediano, ok, di tutto quello che vede. Qua io lo volevo mettere a metà, se io lo voglio mettere a metà, io non so nemmeno come voglio andare più veloce, attivo lo snap. Meno 4 vuol dire per 10 alla meno 4.
dire per 10 alla meno 4? Come la destra? Con il destro, clicchi col destro sul punto. Va bene?
prima voce, edit filtrata, e poi mettete modify. Ok. Quindi, qua ad esempio ho fatto un esempio. Aggiungo la riga dove in teoria ho messo il nuovo vincolo. Do l'ok. E mi ha aggiunto la griglia qua. E è chiaro, lo potete aggiungere dove volete. Potete pure cancellarle tutte una volta che avete il modello, non fa niente. Poi, così come funziona il CTRL M e il CTRL Z, esiste pure il CTRL C, CTRL V, il copia e incolla. Quindi se voi volete fare esattamente la stessa cosa, un po' più in là, fate CTRL C, CTRL V e lui vi chiede sempre di quanto e verso dove la volete spostare, quindi magari mettete 10 metri verso direzione X e lui la ricopia. Non vi copia mai i vincoli, quindi quelli quali dovete riassegnare voi. Ok. Faccio vedere l'ultima cosa. Allora, noi abbiamo utilizzato un carico distribuito. Però c'è la possibilità di applicare le forze concentrate. Allora, senza andare a cancellare il carico distribuito che abbiamo inserito prima, anzi, possiamo pure controllare, se andare su display, roll out assign e frame. Q era il carico che avevo inserito prima come carico distribuito, do l'ok e lui mi deve far vedere che lo ha allungato insieme al frame. Ok, perché io ho inserito una densità di carico sempre prima e non nel valore del carico finito. Vi è chiaro questo? Display, show lock assign e cable. Poi seleziono il tuo caso di carico, lo fa da sopra, poi me lo fa vedere. Allora adesso, senza cancellare questo carico qua, posso decidere di inserire una forza concentrata, ad esempio dove c'è la cerniera interna. Allora, per farlo, seleziono il punto, poi vado su Assign, Joint Loads, posso assegnare sia una forza che imporre uno spostamento. Assegniamo la forza. Allora, qua ho soltanto due casi di carico, due load pattern. Il dead, che è quello col peso proprio, che non voglio, quello che ho considerato prima, che non posso utilizzare perché c'è già il carico distribuito. Allora, ne creo un altro. La via più rapida è da qua, c'è un più accanto al menu a tendina, che vi riporta alla schermata di definizione del load pattern. Quindi qua io lo chiamo F. Anche qua non ho preso proprio perché non mi interessa e aggiungo il caso di carico, anzi do il pattern che è. Ok, mi ritorna qua, quindi l'ho aggiunto, me lo seleziono, dopodiché qui non c'è la direzione della gravità, è una forza, la dovete indirizzare voi. Può essere un momento applicato, qua potete sempre cambiare da globali a locali gli assi di riferimento, per ora vanno bene anche quelli globali. Può essere una forza lungo x, y, z oppure un momento intorno agli assi x, y e z. Allora, a noi serve che sia lungo z e che vada verso il basso. Lui di default il valore positivo lo mette verso l'alto e verso destra. Quindi mettiamo meno 100 o meno un valore che volete voi, che è uguale. Ok. Il coso del peso proprio che abbiamo messo 1 o 0? 0. Ok,
fa vedere questo. Adesso, se facciamo l'analisi, possiamo scegliere di far girare anche tutti e due i casi, forza distribuita, forza concentrata. Facciamo l'analisi. Qua sopra vi dice a che cosa si riferisce questa deformata. Si inserisce il nome della pattern. Quindi adesso stiamo vedendo la deformata del caso di carico distribuito, che io avevo chiamato Q. Se andiamo qua, scegliamo F, fa vedere la deformata del caso di carico F, che ovviamente è molto molto simile. Stessa cosa quando andiamo a vedere i risultati, tipo il diagramma dei momenti, anziché del carico distribuito vogliamo vedere com'è quello con la forza concentrata, scegliamo la F e diamo l'ok. È chiaro fino a qua? Ok, allora, se io voglio vedere gli effetti contemporaneamente, ho due soluzioni: o metto la forza concentrata nello stesso caso di carico in cui ho inserito il carico distribuito, il che vuol dire che li vedo insieme ma non li posso più vedere separatamente, oppure se io voglio continuare a vederli separatamente ma a vedere anche com'è l'effetto delle due forze combinate, devo definirmi un altro caso. L'ultima cosa è le tabelle. Allora, finché si tratta di un dettaglio così, potete leggere tutti i risultati dallo schermo, perché sono immediati. Quando cominciate a fare delle strutture un po' più grandicelle, diventa difficile. Per cui, Zappa vi dà la possibilità di esportare delle tabelle, cioè display, show table, oppure control T. Vi permette di esportare le tabelle relative a tutto quello che avete disegnato e tutti i risultati che avete ottenuto dall'analisi. Allora, qua funziona così. Sulla destra avete Select Load Pattern. Ad esempio, io voglio avere i risultati soltanto del caso di carico con il carico distribuito. Quindi mi seleziono solo quello. Select Load Cases, stessa cosa, voglio soltanto Q. Ok? Dopodiché dico che voglio i risultati dell'analisi, tutti, magari, per ora, do l'ok, allora qua mi fa vedere tutte le tabelle divise per tipologia di risultato, quindi ho le prime che non utilizzo praticamente mai, qua element versus frame, sono gli output delle sollecitazioni che agiscono sui vostri elementi strutturali. Allora, P per lui è lo spazio normale, V2 è il taglio nella direzione 2, V3 è il taglio nella direzione 3 che infatti è nullo, T è la torsione, M2 è il momento intorno all'asse 2 e M3 è il momento intorno all'asse 3, ok? Che sta proprio qua. Gli altri parametri non li considerate perché sono gli stress. Poi qua lui vi dice nella prima casella frame text, ovvero lui ogni volta che ha disegnato un elemento gli dà un nome che è un numero, quindi si numera tutti gli elementi della trave, tutti i joint, tutto quello che disegnate, tutte le shell, quando disegneremo le shell. Dopodiché, per darvi i risultati, ognuno di questi elementi, qua ad esempio la trave 1 che è quella lunga 4 metri, vi dice quali sono i risultati delle sollecitazioni allo 0, quindi all'inizio, dopo 0,5, dopo 1, dopo 1,5, dopo 2, via dicendo, lo divide in parti uguali, in questo caso è per 0,5, e fa la stessa cosa con tutti quanti gli elementi. Ok? Dopodiché ci stanno anche le relazioni vincolari e tutto il resto, però la tabella che utilizzeremo di più è questa, che sono gli output proprio dei risultati. Per utilizzarla bene, cioè, se avete la versione educational non funziona da quello che so, esporta la tabella corrente, devo esportare
visualizzare tutto oppure potete scegliere solo quella che state visualizzando in Excel direttamente. Allora, se ci cliccate, poi vi apre la tabella in Excel tutta già ordinata. Ok. E questo pure lo useremo per alcune esercitazioni. L'unica cosa, sempre la stessa cosa, qua mi viene abbastanza intuitivo capire qual è il frame 1, il frame 2, il frame 3. Ci sono altri casi in cui sempre con dei modelli un po' più complicati e un po' più pieni di cose in cui non è possibile. Allora, là sopra ci sta una casellina con la spunta, che sono le opzioni di visualizzazione, cioè chiedete a staff di farvi vedere quello che vi interessa. Ad esempio, questa è il 17, quindi. Allora, nella versione 17 ci sta in basso a destra, se non mi sbaglio, Extrude View, una cosa del genere. Qua nella versione 15 è su General. Se date l'ok, vi mettete la visualizzazione 3D e vi fa vedere la sezione che avete assegnato. Ok, le proporzioni. Questo vi torna utile perché a volte quando i risultati non vi tornano vi rendete conto che magari avete messo un punto anziché una virgola, quando deprivate la sezione, la sezione è gigante. Poi, sempre qua, tolgo la visione estrusa, avete delle opzioni per ogni tipologia di elemento, quindi per i frame, per i joints, provi sotto, per area solide link che noi non abbiamo utilizzato, quindi non è possibile cliccarci. Allora, sul joint ad esempio, noi possiamo scegliere di far vedere gli assi locali, che è quello che abbiamo visto prima durante la presentazione. L'apex è il loro nome, quello che gli ha assegnato SAP. Stessa cosa per i frame. Quindi io chiedo di vedere i labels, chiedo di vedere sempre i rilasci, quelli che ho assegnato ad esempio, questa cosa non mi interessa, chiedo di vedere gli assi locali e do l'ok e lui mi fa vedere tutto questo. Quindi so che questo è il frame 1 secondo lui, questo è il frame 2, questo è il frame 3. In genere li mette in ordine di come li disegni, quando li importate non si sa quale ordine lui di dare alla sua numerazione. Quando cancellate un elemento e lo ridisegnate gli dà un nuovo nome, anche se cioè lasciate i buchi. Quindi se io cancello l'assi e lo ridisegno, quello diventa 4 e non c'è più. Ok. Per edifici troppo complicati, se io faccio l'analisi, magari fate il modello di tutto quanto il vostro edificio, capite che ci stanno dei punti in cui le sollecitazioni hanno un valore particolarmente significativo. Anziché esportarvi tutte le tabelle per tutti gli elementi del vostro edificio, se voi selezionate quello che vi interessa, ad esempio in questo caso, seleziono il frame 1. Se io da qua gli chiedo CTRL T le tabelle, lui le tabelle me le dà soltanto del frame 1, ok? Quindi si riuscirà a selezionare i vari risultati.